Alba. Se tu abiti in un posto di mare, vai, se ti fa bene. Quando si vive in un posto di mare, senti il bisogno, secondo me sì, di andare al mare, come di andare a trovare un amico, un'amica cara, e quindi ti fa bene. Per me è come un appuntamento fisso, quando ho il tempo, fare, anche se breve, una passeggiata a Mondello. Guardare questi meravigliosi fondali, sentire il movimento dell'acqua, vedere tutto il contesto che ci circonda, ti aiuta ad armonizzare i pensieri, a mettere a volte sì, perché no, un po' di ordine, a volte anche a scaricare un po' di tensione, perché penso che capiti a tutti accumulare un po' di tensione per qualsiasi motivo, quindi fallo. Siamo alla riserva di Capogallo. C'è un po' di vento in questo periodo, non c'è nessuno. Qui ci sono terrazze naturali che si formano e quindi ottime per il bagnante che vuole stare un po' comodo. Sicuramente per chi vuole cominciare, magari abitando a Palermo, può venire proprio qui e fare attività sportiva. Sono tanti che qui vengono a correre, perché ripeto, è un posto tranquillo, è molto bello. Questo è uno di quei posti dove vieni per rilassarti guardando la profondità del mare, ti porti un bel libro per poter leggere, ti porti la carta dei colori, dei pennelli e tutto per leggere. Ora semplicemente permettere al nostro pensiero di vagare, sì, ovvero di sprigionarsi, di essere libero di pensare. Ci sono anche delle calette che formano come delle piccole piscine e lì, se vai in acqua a fare un bagno, vedi fondali bellissimi, pesci, flora e fauna, gli autoctoni del posto, che sono eccezionali. Venire qui a Capogallo mi dà tanto. Io penso che sia un bene che tanti territori vengano ritagliati per essere protetti. Vedete, qui la strada è lunga, si percorre e si va avanti, 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 sino ad arrivare a Sverra Cavallo. E quindi si va, si percorre. Guardate qui, pieno di queste belle, magnifiche piante, fico d'India, è pienissimo. Trotterellate un po', trotterellate. Ma sì, vado veloce, sì, vedrà un bel po' di tremolio. Yeah.
Vi ricordo di iscrivervi al canale Dico Faccio Creo, Gabriella, di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Inoltre attivate la campanella così saprete sempre quando c'è un nuovo video. In tutti i casi ci vediamo ogni settimana con un nuovo video. Ciao!